che gara è stata, se vuole smentire il direttore Battisti o se vuole confermare quelle che sono state le sue analisi. Casomai ci tiriamo leggermente mezzo metro più indietro, mister, sì, per agevolare le riprese del nostro Alberto Capo, che ringraziamo. No, non so che cosa ha detto il direttore, quindi senza saperlo dico quello che penso io. No, allora ecco, attendiamo la sua analisi, mister. Abbiamo giocato contro una squadra forte, è una squadra tecnicamente molto valida, dove comunque non sono io che mi devo inventare le cose, ma lo dicono i numeri e lo dice anche il campo. Ho visto la partita con la San Benedettese, San Benedettese L'Aquila, nonostante il risultato, L'Aquila ha tenuto il campo in una maniera molto importante. Poi il calcio sappiamo tutti che è... vive di episodi. Bravissimo, vive di episodi. Le variabili che ci sono su un campo di calcio sono praticamente infinite. E non si possono controllare, quindi chiunque di noi può pensare di controllare delle variabili. Cioè, non ce la fa. Non ce la fa, perché e quindi noi dobbiamo allenare i calciatori da questo punto di vista. Abbiamo fatto un primo tempo timido, il secondo tempo un po' più aggressivi, e questo ha portato dei frutti importanti, e sono molto contento dell'ingresso di Battistoni, perché credo che la chiave sia lì, che è un ex giocatore dell'Aquila, e quindi la chiave sia stata lì. Che ha dato, mister, mi scusi se la interrompo tantissimo, non solo sotto l'aspetto tecnico con quell'azione, ma anche e soprattutto a livello temperamentale, perché ha lottato su tutti i palloni. E se l'Aquila spesso non è ripartita grazie alla sua presenza fisica, almeno in quel momento ha interpretato bene alla lettera e benissimo, oltre è eseguito alla lettera, perché poi il calciatore non deve seguire la lettera ma deve interpretare, ha interpretato bene quello che doveva fare in campo, l'ha fatto bene, è stato anche abbastanza decisivo. Però dai, è un giocatore che già domenica volevo farlo giocare titolare a San Benedetto, poi ci ho ripensato. Evidentemente giocherà mercoledì. No, adesso vediamo, insomma, domenica e mercoledì affrontiamo un'altra squadra molto forte, una squadra importante. E niente, vediamo. Battisti ha aggiunto ai punti, forse Roma City avrebbe meritato addirittura la vittoria. Nella prima parte delle sue dichiarazioni ha confermato quello che il direttore ha detto, non so se conferma anche questa parte finale. Io praticamente per mia cultura mi rifaccio all'oggettività delle cose, e quindi il risultato è uno pari, abbiamo pareggiato, evidentemente va così.